Ma benvenuti ragazzi, ed eccoci tornati con un nuovo video. Siamo qui ritornati per parlare di una bella partita, che stasera è una partita della Madonna, veramente. Lasciate un piace, un bel commento, iscrivetevi al canale, mi raccomando, e la campanella, seguitemi su Instagram, non basta foto, tanto non scuola, se volete, scaricate OneFootball e Fatta Master, sono orate se entrambe, scaricate per essere, non è una sponsorizzazione, però se volete due app decenti per seguire il mondo del calcio e per fare un fantacalcio decente e non arrivare ultimi, vi posso scaricare, e mi raccomando, iscrivetevi al canale gratis su Instagram, che vi aspettate? Cioè, c'è bisogno che ve lo dia. Su, rapidi. Allora, a parte questa intro un po' cringe di 45 secondi, adesso iniziamo a parlare della partita che ho visto stasera. La partita è finita da poco, devo dire che mi è piaciuta molto la partita, mi è dispiaciuto proprio per il Paris Saint-Germain, perché un po' la simpatizzavo, visto che ci sono tre italiani, ovvero Verratti, Florenzi e Ken, poi c'è un quarto parrettiere italiano che non sapevano manco della sua esistenza, però dopo ho visto su un football la so della sua esistenza, vabbè. Il City ha fatto una grande partita di ritorno, devo dire, mi è piaciuto veramente, come una squadra veramente quadrata, con un grande allenatore, difende, attacca bene, veramente una squadra propositiva che propone bel calcio e che difende molto bene e che attacca molto bene. C'è un grande centrocampo, un grande attacco, una grande difesa, c'è Foden che è giovane, velocissimo, fortissimo, De Bruyne, ci sono per dei singoli, qua ci mettiamo anche 20 minuti perché bisogna parlare tanto. Paris Saint Germain stasera possiamo anche definirlo abbastanza inesistente, forse si è sentito un po' arreso davanti alla potenza del Manchester City, che raggiunse per la sua prima volta nella storia la finale di Champions League, vincendo 1-2 all'andata e 2-0 al ritorno. Il Paris Saint Germain doveva rimontare per farlo vincere 2-0 o 3-1 o 3-2, insomma, un po' difficile, un po' complicata come cosa. Però non ce l'ha fatta, dopo 11 minuti segnato Mahrez, quindi su una bella azione del City, De Bruyne fa un tiro un po' di merda, Mahrez arriva e fa gol, un gol che se lo poteva risparmiare il Paris Saint-Germain se difendeva meglio. Tutto questo era partito da un grande lancio del portiere Ederson, mi pare per Foden, se non è così mi dispiace, ma mi pare. E la stoppa bene, poi la mette in mezzo per De Bruyne, tira del merda, il pallone arriva a Mahrez sulla parte destra, e lui arriva e non può sbagliare assolutamente, su da solo davanti a portiere, a Navas. E qui passa il vantaggio il City con il PSG, che prima stava per conquistare un rigore, non dato giustamente perché l'aveva presa di spalla, ma proclamavano un rigore, ma l'ha presa di spalla il City, no? L'ha presa di spalla Zinchenko, mi pare, e non ha dato rigore. Iniziava fischiato, però poi viene rivisto al VAR e non era rigore, ve lo dico, sono sincero, per me non era rigore, perché l'ha presa di spalla, inoltre il braccio era attaccato al corpo, quindi assolutamente per me non era calcio di rigore, era giusto non darlo. Dopo che appunto è passato in vantaggio il City con Riyad Mahrez, e da quel punto il PSG ci ha provato un po', ma non tanto, sembrava che quasi non ci avesse voglia di provarci, forse sembrava anche quasi un po' arreso davanti alla potenza del Manchester City, che si dimostrava veramente una squadra forte, ha difeso molto bene poi nel corso del primo tempo, anche un po' attaccato il Paris Saint-Germain, anche loro hanno un po' attaccato, però non sembravano molto propensi ad attaccare, molto convinti, sembravano quasi arresi di fronte alla potenza appunto del Manchester City, tant'è che non è che hanno attaccato solo anche il Manchester City uguale che doveva attaccare, e praticamente poi fino al primo tempo così 1-0 per il City, dove praticamente abbiamo un goccio d'acqua un attimo, dove praticamente il City veramente ha difeso bene il secondo tempo, era partito anche bene il Paris Saint-Germain, poi è entrato Kane, hanno fatto una sega Mancoli, hanno fatto una sega Manquicardi, forse Mbappé si è vista la mancanza di Mbappé, che magari poteva fare qualcosa in più il Paris Saint-Germain con Mbappé in campo. Ma si è visto veramente poco, a confronto del City, che sono visti veramente tutti bene, veramente. Ha iniziato ad attaccare all'inizio del secondo tempo, poi è arrivato il gol dopo il 60esimo, insomma, sono ben contropiede del Manchester City, ma Mahrez raddoppia, quindi sono il migliore in campo, veramente ha regalato questa doppietta alla finale, la prima finale nella storia del City, appunto al City, e di Champions ovviamente,
quindi ragazzi, secondo me è meritissimo questo risultato per il City perché ha difeso, ha attaccato bene. Poi sono rimaste fave perché sono rimaste in 10 perché Di Maria è stato fava. Questa non mi è stata l'ha criticato con uno del 16, c'è stata una rissa, lui gli ha tirato un pestone, gli ha dato il rosso diretto all'arbitro, giustamente dato, secondo me, a parere mio, poi fatemi sapere la vostra. Qua sotto nei commenti mi lasciate il proprio parere, quindi io accetto, basta che lo scrivete in modo educato, senza fare gli iter del cazzo, se è scarso. Mi importa una sega del vostro parere inutile, cari haters. Forse il nome di terzo non è azzeccato, però forse su questo video c'è, su questo argomento c'è da fare un video proprio a parte sull'argomento haters, perché veramente c'è da fare un video anche di 20 minuti, perché soprattutto perché secondo me sono quelli che si divertono male, più che haters si divertono male e che scrivono commenti a caso, magari sono bambini in 08 che non hanno the brain, o the brain l'hanno poco, poco, ci cioè faranno un neurone forse. Comunque vabbè. Ragazzi, io vi devo dire, questa è storia del calcio, perché Manchester City, nato nel 1890, acquista per la prima volta nella storia la finale di Champions League, stagione 2020-2021. Questa, signori, è storia del calcio. Un po' mi dispiace per il Saint Germain, ma io sono un tifoso neutrale, un po' lo simpatizzavo, però, perché appunto c'erano gli italiani, una squadra che comunque mi sta simpatica, ma il Manchester City ha meritato questo passaggio del turno e sono contento che il Manchester City è passato, perché... Così, perché sono contento, perché poi è stata la sua prima volta nella storia. Quindi, giusto così il City ha giocato veramente bene. Sia l'Alfa ha ribaltato la situazione perché sta prendendo 1-0, poi ha vinto 2-1, sia il ritorno perché stasera ha vinto 2-0. Quindi complimenti al Manchester City, che è la prima finalista. Domani ci sarà Chelsea Real Madrid e il ritorno, andata era finita 1-1 a Madrid. Quindi puoi fare il post per te anche di quel video. Allora, ragazzi, ci vediamo al prossimo video. Fatemi sapere la vostra qua sotto nei commenti, che sono curioso. Quindi mi raccomando, ditemi qua sotto la vostra sotto nei commenti se avete visto la partita. Ditemi cosa ne pensate. Oppure anche se non l'avete vista, in base ai miei commenti post partita, cosa ne pensate anche. Insomma, fatemi sapere la vostra senza timore, senza timore. Nessuno vi giudica. Quindi mi raccomando, mi raccomando. Inoltre... Cliccate sul mi piace e cliccate sul iscriviti e attivate la campanella perché se no non vi perdete i miei nuovi video perché le notifiche non vi arriveranno. Poi se YouTube vi bugga allora anche se attivate la campanella e non vi arrivano le notifiche. L'avventura. Vabbè ragazzi fatemi sapere qua sotto nei commenti se ne pensate, ditemi la vostra perché sono curioso. Il City l'ha meritato secondo me sì, alla stragrande e secondo me può anche vincere la Champions a prescindere se andrà a Real Madrid o Chelsea, sono squadre comunque forti che domani sera saranno con un'altra bellissima semifinale di Champions League da vedere, una bella serata di calcio stasera, veramente bella. Ci vediamo al prossimo video, ci vediamo al prossimo video che non lo so quale sarà, comunque nel dubbio, ci vediamo al prossimo video, ciao.